Buongiorno maresciallo, e come mai qui? Mi ha convocato il magistrato. Uh-huh. Vabbè, ma senza scarpe, maresciallo. Vabbè. Però attenzione, questo è per motivi di servizio. In che senso? Il magistrato ha detto vieni che è per una denuncia a piede libero. E tu? Vabbè, buon lavoro. Buona giornata. Arrivederci. È possibile che una docente deve arrivare, sì, luogo bello, ameno, però per arrivare le curve, tornanti, gira, di lo so, su. Ecco, c'è stato un problema, siccome ci sono... Perché ha la voce intermittente? Sono le curve della voce, vai, viene, vai, viene. Vai, viene, e la mia pazienza vuole dire andare, venire, andare, no, venire. No, viene, viene, basta. Vabbè, quanti ecco, candidati sono? Ci sono 8 candidati. Beh, ecco. Perché non sono venuti all'istituto? No, perché il provveditore ha provveduto affinché siano fatti qui gli esami, proprio per evitare che i candidati vadano in città. Ma che cos'è, un caffè questo? Il servizio a domicilio? Succursale, succursale. Mi chiama il primo candidato. Su. Di Gennaro, Gennaro! Buongiorno. Buongiorno. È preparato? Sì. Con coscienza? Sì. Possiamo cominciare allora? Sì. Mi parli dell'acido solfidrico? L'acido? Solfidrico. Ok. L'acido solfidrico. Dunque, l'acido solfidrico è... L'acido solfidrico? L'acido solfidrico... L'acido solfidrico? Sì, no, lo so. Eppure io. Allora, l'acido solfidrico, diciamo, come sì. Titolo, no? Sì. L'acido solfidrico... A differenza? L'acido solfidrico a differenza? L'acido, sì, a differenza di che? A differenza del... Lo dica con parole sue. L'acido solfidrico? L'acido solfidrico. A differenza degli altri acidi? Sì. L'acido solfidrico. A differenza degli altri acidi? Ha un buon profumo. Che ha detto? Ha un buon profumo. L'acido solfidrico ha un buon profumo? No. Voglio dire, cioè, a me piace. Poi, non so. Arrivare a questi livelli. Andone, cudo, proprio quando sta a livello così si comporta e ti sorprendi sempre. C'è ti sorprende. Vabbè, ma io non me l'aspettavo. Io ti giuro, guarda, Maria, sono rimasta senza parole. Ma cioè, per una cosa del genere non ci sono parole. Certo che non ci sono parole. Soltanto parolacce. Non corre le catene. Dottore! 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 Un attimo, dottore. Un attimo, dottore, ho tutte queste tasse da pagare. Vabbè, vieni in studio stasera. No, dai. Dottore, un attimo, vedi, tutte queste fatture le voglio scaricare, dottore. Che devi scaricare? Guarda che porcherie, che scontrini, che non si usa più, mannaggia. Che cos'è questa? No, butta tutto. Il nuovo modulo non te l'hanno dato. Vale, assurdo. Sta qua, vedi, fresco fresco. Questo si presenta direttamente alla Camera di Commercio. Per il pagamento delle tasse. E cos'è questo? Due domande solo ci sono adesso, vedi? Lo Stato ti fa solo due domande. Uno, quanto guadagni? E tu scrivi. Seconda domanda, mandaceli. Che sei tu? Non da fai più il calcolo. Dare a avere. Tu, quanto guadagni? Manda. Hai capito? E vieni in studio poi ti spiego me. Oh, buonasera, buonasera, sorella. Salve, come va? Non c'è mai. Come vai da queste parti? E niente, stavo andando in parrocchia. Ah, sì. Ma perché ci siamo ritrovati, questo felice e fortunato incontro? Beh, una domanda, posso rubarle un attimo del mio preziosissimo tempo? Sembra scherzare, su. Vabbè, dica, quello che vuole, dica. Io voglio sapere, se il Signore oggi suonasse alla tua porta, sì, tu saresti in grado di riconoscerlo? Se il Signore suonasse alla mia porta? Sì. Mi chiedi se io sarei...
Ma sicuramente, certissimamente. Come, tutta questa convinzione, da dove ti viene? Da dove mi viene? Tengo il citofono rotalmente da 2 anni, per forza, tanto un miracolo può fare aprire. Il citofono, no? Solo il citofono. Solo il citofono. Secondo me, sotto qualche altra cosa, beh, la Madonna ti accompagna. Ditemi voi, come devo fare? Perché? Cioè, mia moglie non deve essere normale. Perché? L'altro giorno è andata a comprare 200 kg di carne. Ehi, 200 kg? 200. E noi non abbiamo il congelatore. Oh, capito? Cioè, 200 kg di carne, non abbiamo il congelatore. È uno spreco, è uno spreco. Perché mia moglie, eh? Dobbiamo dire tutto, sì, ha comprato una macchina di 45.000 euro. Cioè, tu non hai la patente, non sai guidare. Pure quando la avrai, diciamo che non la usi la macchina, che quello è il paese. Certo. C'è bisogno di consumare 45.000 euro su una macchina. Compra una macchina usata, scusa, questo è spreco proprio. Mi fate ridere. È spreco. Mi fate ridere. Perché mia moglie non è stupida. 2 giorni fa è partita in villeggiatura a Rimini. Nella valigia non è andata a mettere 100 preservativi. 100 preservativi nella valigia. Dico io. Che ti metti a fare 100 preservativi? Che non c'hai nemmeno il pisello. Dico io. Guarda, guarda, si può essere così stupido, guarda, sai il donno. Vabbè, lo trovo là. Che li vendono. Ehi, lo sapevate che Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri? Sì, però una volta che i poveri diventavano ricchi, rubava i poveri per dare ai ricchi. Sì, poi rubava i ricchi ai poveri e le dava ai cugini di campagna. Mi piace. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno! C'è qualcuno! C'è qualcuno! Uccio! C'è qualcuno! Uccio! Sto qua! Chi è? Chi è? Sono Dio! Dio, aiuto! Ti ho ascoltato! Aiuto! C'è qualcuno! Dio! Non ti preoccupare! Sì! Ti aiuto io! Grazie! Grazie, Dio! Lasciati cadere nel vuoto! I miei angeli ti prenderanno al volo!